È la questione morale il nodo più importante da sciogliere, non solo per gli arresti che a Messina coinvolgono alcuni dirigenti del PD, ma anche per le tensioni tra lo stesso partito, il governo regionale e il movimento del megafono. Il governatore Rosario Crocetta lo scrive su un articolo accusando la casta che lo vuole buttare fuori dal palazzo e lo ripete anche in occasione della direzione regionale convocata questa mattina a Palermo. Io ho salvato questo partito perché sarebbe stato travolto negli scandali. L'ho salvato. E invece di dire grazie io continuo a subire gli attacchi. Io sono abituato a un partito, qual era allora il PC, che in casi come questi normalmente mandava il Pio La Torre a fare la battaglia. Noi vogliamo che Presidente Crocetta governi bene la Sicilia, per questo lo abbiamo eletto, lo sosteniamo, lo sosterremo nelle sue battaglie per la lotta alla corruzione, ad ogni forma di malaffare, per la legalità. Ed in questo siamo più crocettiani di Crocetta. Il sostegno all'azione del governo Crocetta arriva da tutte le anime del partito, ma non mancano i distinguo. Il lavoro di disboscamento e di disincrostazione che sta portando avanti il Presidente della Regione merita tutto il sostegno da parte del Partito Democratico. Detto questo, aggiungo dicendo che ciò non è sufficiente per risolvere i problemi della Sicilia. Esasperare il confronto mi pare sbagliato. Altra cosa è pensare che si possa stare in due partiti. Io sono tra quelli che ha sostenuto l'idea di fare una lista civica come quella del megafono alle elezioni, ma altra cosa è pensare di fare un partito del megafono. Non ci possono essere doppie militanze. L'area dei renziani chiede che l'operazione di trasparenza parta già col prossimo congresso, coinvolgendo tutta la base. Primarie aperte, anche perché il PD può riprendersi se diventa veramente un partito aperto e aperto alla società. Noi siamo stanchi dei padroni delle tessere, credo che quello che è accaduto a Messina ci possa far riflettere e credo che per rinnovare il partito bisogna aprirlo davvero alla società.